Presidente, facciamo un bilancio di questo primo calciomercato, tra l'altro il suo primo calciomercato, e che voto dà per adesso, in attesa dei risultati del campo, al duo Iaconi-Federico? 10 e lode. Se lo meritano, perché penso che avete visto pure voi, che siete addetti ai lavori da più tempo di me, che hanno fatto un'ottima organizzazione e scelta. Ci sono stati investimenti importanti da parte sua sotto tanti punti di vista, si aspetta adesso risultati altrettanto importanti? Ma sui risultati sicuramente sì, questa mattina col mister al campo, che stiamo proprio al campo dove loro hanno fatto una seduta di palestra, nella nuova palestra dello stadio, l'ho visto molto soddisfatto, veramente molto soddisfatto, mi ha fatto i complimenti. Oggi, anche con l'ultimo arrivo di Costa Ferreira, adesso siamo una squadra che ci devono temere tutti quanti, quindi insomma, detta da Tedino, la cosa fa piacere. Bentornato a Teramo, però trovi una Teramo completamente diversa, presidente diverso, compagni di squadra diversi, insomma ci sono molte differenze rispetto a qualche anno fa. Sì, un Teramo sicuramente molto più ambizioso di quello che ho trovato 8 anni fa, con un presidente nuovo, una società nuova che hanno voglia di fare le cose in grandi, e anche per questo ho accettato il progetto Teramo. E anche tu sei un giocatore diverso, perché ti ricordiamo esterno, poi sei diventato mezzala, l'anno scorso anche terzino destro. Sì, l'anno scorso terzino destro, però sicuramente ritrovate un giocatore cambiato, con più personalità, con più esperienza. Giustamente sono passati parecchi anni e ho avuto la fortuna di vincere 2 campionati, e quindi spero di ne vincere un altro. Come ci racconti un po' com'è andata questa trattativa, che è andata forse anche un po' per le lunghe, molto sì, lunga. È andata un po' troppo per le lunghe, infatti non ho fatto neanche il ritiro, e diciamo che già da un paio di mesi abbondanti che il Teramo chiamava, e alla fine è stata l'unica che ha fatto i fatti, diciamo, e non le chiacchiere. 2 promozioni in Serie B, però tu hai un po' un senso di rivalsa, perché poi in Serie B non sei rimasto. Sì, assolutamente sì, perché comunque dopo che vinci 2 anni di fila, prima o poi dici giocherò la Serie B, invece non è stato così, ma magari questa sarà la volta buona col Teramo. Primo contatto con i nuovi compagni, con il tecnico, come è stato? No, positivo, ho visto ragazzi a disposizione, mi hanno messo a mio agio, e sicuramente ci sono tutti i presupposti per far bene. Capitolo stadio per il 15 settembre per la Cavese sarà pronto? Se il tempo ci assiste e non ci fa brutti scherzi, perché adesso siamo nella fase più delicata, quando si fanno con queste colle finali per la chiusura del manto, essendo idroreagenti, è troppa acqua da problemi, perché poi dopo avevamo programmato già il collaudo per lunedì, adesso abbiamo spostato a martedì, oltre mercoledì poi inizia a essere un difficile, perché poi dopo il collaudo deve essere trasmesso in Lega, e a quel punto, se non abbiamo le autorizzazioni pronte, non possiamo, perché poi il nostro stadio, come sapete, è alternativo a Pescara, quindi noi possiamo andare il sabato mattina a Pescara e dire: oh, guardate, veniamo a giocare qui. Quindi insomma ci sono dei tempi tecnici purtroppo molto contingentati.